con questo appuntamento noi avremo come ospite Marina Massimi dell'Università di São Paulo, che ci parlerà di fonti gesuitiche per la storia della psicologia e dei saperi psicologici, e sarà in dialogo con Emanuele Colombo della DePaul University di Chicago, che ringraziamo anche per la levataccia per lui, visto l'orario, e il nostro ricercatore invece interno, Claudio Ferlan. E colgo l'occasione inoltre per ricordare che l'ultimo appuntamento del primo semestre del ciclo Tavolo Ovale Storia Moderna sarà il 17 giugno, e Sandra Toffolo, che attualmente lavora ai Tatti, ma presto sarà tra di noi all'Istituto Storico Italo-Germanico, ci parlerà di In viaggio per Gerusalemme, il ruolo dei pellegrini stranieri nella circolazione di oggetti e idee a Venezia nel Rinascimento. Io, senza indugi, lascio la parola a Claudio Ferlan, che coordinerà questo pomeriggio, alla fine del quale potrete fare delle domande nella chat che verranno lette ai nostri ospiti e relatori. Vi ringrazio molto. Grazie, grazie Enrico. Un'ultima richiesta di spegnere le telecamere a parte Emanuele e Marina, per chi non partecipa solo come uditore, si chiede di spegnere le telecamere. C'è il mio omonimo Claudio al quale chiedo per cortesia di spegnere la telecamera. Bene, sono contento di avere qui, solo, anche se solo virtualmente, Marina ed Emanuele. Con Emanuele abbiamo fatto talmente tante presentazioni e riunioni online che forse ci siamo visti più spesso virtualmente che in presenza, pur essendoci visti anche in presenza parecchie volte. L'idea della chiacchierata di oggi è di presentare una sorta di intervista. Naturalmente sul tema dato nel titolo, quindi fonti per i gesuitiche, per il sapere psicologici, per la storia psicologica, un'intervista che verrà condotta soprattutto da Emanuele e che io mi limito a far partire con la prima domanda a entrambi. Marina e Emanuele hanno lavorato molto assieme. Hanno lavorato molto assieme, lavorando su delle fonti comuni, viste da prospettive diverse, viste da cronologie diverse. E quindi per rompere il ghiaccio, la mia domanda ad entrambi, magari facciamo partire Marina, sarebbe chiedervi come e perché avete iniziato a lavorare insieme e cosa vi ha dato lavorare assieme su questo tipo di fonti. Bene, grazie, grazie per l'invito, per questa bella tavola ovale e grazie a voi tutti quindi e grazie a Emanuele e a Claudio per questo dialogo e quindi passo subito a rispondere. Guarda, prima di tutto io penso che il lavoro qualsiasi, ma soprattutto il lavoro storico è un lavoro che si fa veramente in compagnia, no? E nel senso che è attraverso una rete di incontri che comunque vengono anche le ricerche, la scoperta delle fonti e la scoperta anche delle possibilità di collaborazione. Così è stato con Emanuele perché, se ben ricordo, Emanuele ha conosciuto un mio orientando, un giovane brasiliano che stava facendo ricerca in un'università, credo a Parigi, giustamente facendo il dottorato sulle lettere indipete. E quindi loro si sono conosciuti nella biblioteca e questo mio orientando si chiama Paolo Pacheco. E dopodiché lui mi ha detto: "Guarda, c'è un italiano che lavora su delle cose simili a quelle che stiamo facendo noi." E poi quindi ci siamo messi in contatto anche con una professoressa che è stata una persona molto importante per Emanuele e poi anche per me, che era la compagna professoressa Paola Bismara dell'Università Statale di Milano. E quindi ci siamo incontrati poi a Milano e da lì abbiamo cominciato a fare questo lavoro comune, questo dialogo. E io credo che la cosa bella di questi lavori insieme è che ci mettono, come dice anche il titolo del libro che abbiamo fatto insieme qualche anno fa, in viaggio, no? Ci fanno fare un percorso che amplia anche gli orizzonti,
che una persona individualmente potrebbe avere, invece insieme se ne scoprono molti di più. E quindi è la possibilità di avvicinarsi anche allo studio del fenomeno storico che stiamo studiando in una maniera più completa possibile, no? Oltre al piacere proprio dell'incontro e dell'amicizia che poi ne nasce e che continua fino ad oggi anche attraverso l'online in questo momento. Passo la parola adesso a Emanuele. Beh, è così come ha raccontato Marina, quindi non c'è molto da aggiungere, se non che effettivamente io sono rimasto molto affascinato quando ho incontrato Paolo Pacheco, che lavorava ai tempi con Pierre-Antoine Fabre e con il suo gruppo a Parigi, da questo approccio sui saperi psicologici, di cui oggi chiacchiereremo con Marina, che era del tutto originale, nuovo per me, sconosciuto, e che mi sembrava aiutasse a cogliere alcune delle fonti gesuitiche su cui stavo lavorando. Tanti amici e colleghi, anche di quelli collegati qui, stavano e stanno lavorando. E così da lì è nata l'idea di un primo scambio. La seconda cosa è che poi questo viaggio effettivamente è diventato anche un viaggio reale, un viaggio fisico, nel senso che siamo, dopo aver lavorato insieme, è nato il desiderio di visitare le missioni gesuitiche in Brasile, Argentina e Paraguay e di preparare un possibile viaggio per tanti colleghi e amici che avevano manifestato questo desiderio e che poi purtroppo è stato posticipato, diciamo così, grazie a causa del virus. E questo è stato un altro aspetto interessante, perché questo viaggio nelle riduzioni gesuitiche, lungo, perché l'idea era di toccare quasi tutte le riduzioni dei tre paesi, aveva avuto la caratteristica di avere nel gruppo degli studiosi, studiosi di diverse discipline, quindi storici dell'arte, architetti, il gruppo della storia dei saperi psicologici, storici della musica, e quindi è stato un'altra conferma che la collaborazione e il lavoro comune sono uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere. Grazie Emanuele. Adesso chiederei a te, se vuoi, se sei d'accordo, di iniziare l'intervista con Marina, entrando più nel dettaglio sulle fonti che lei studia e delle quali si serve per le proprie ricerche. Benissimo. Allora, io comincerei nel modo più semplice. Il titolo, Marina, il titolo che tu hai dato a questa conversazione: fonti gesuitiche per la storia della psicologia e dei saperi psicologici. E vorrei chiederti che cosa sono i saperi psicologici, che cosa intendi per saperi psicologici e se ci puoi dare un'idea di come è cominciato il tuo lavoro su questi saperi. Bene, grazie. Allora, prima rispondo, diciamo, alla definizione, poi racconto appunto l'inizio di questa storia, di questa incursione in questo mondo che sono i saperi psicologici. Normalmente si parla di storia della psicologia e molte volte si usa anche la psicologia nella storia, per esempio la storia della mentalità ha usato la psicologia, la psicanalisi, nell'analisi delle fonti. Però c'è un punto importante che è il seguente, cioè la storia della psicologia come scienza è una storia molto breve, perché è iniziata a metà dell'Ottocento con alcune radici nel secolo anteriore dal punto di vista della storia della filosofia e così pure la storia della psicanalisi, e quindi ci fa diciamo, approcciare al fenomeno psichico dentro l'universo che è l'universo dell'uomo moderno e dell'uomo postmoderno. Però è nata in un contesto positivista in cui si negava comunque il valore della tradizione conoscitiva anteriore, delle varie aree di conoscenza anteriore alla scienza, per l'approccio ai fenomeni in modo generale e ai fenomeni psichici in modo specifico. E questo evidentemente è stato un preconcetto, un pregiudizio che ha limitato molto la conoscenza della stessa psicologia, ma in realtà
una volta superato questo, possiamo dire, preconcetto, sia nella storia della scienza e sia nella storia della psicologia, si è cominciato a studiare tutti quei saperi di varie appartenenti a varie aree della conoscenza, vari universi conoscitivi, e che nel tempo in diverse culture si sono occupati dello studio dei fenomeni psichici e anche della pratica riguardante questi fenomeni. E nel fare questo si scoprono mondi, cioè si scopre che comunque il fenomeno ha sempre interessato l'essere umano nelle sue diverse culture. E quindi questo permette un approccio a questi fenomeni che è parte della storia della cultura, e quindi evita anche a volte quell'anacronismo che può essere l'uso della psicologia, per esempio, del XX secolo per approcciare una fonte del 300, del 600, del 700, quando ancora c'era un altro universo di riferimento. Quindi diciamo che la storia dei saperi psicologici evita questo anacronismo, aiutandoci a capire il fenomeno e la comprensione del fenomeno nell'universo, in un universo specifico e in una determinata cultura. Questo, il tutto è nato da una persona che io ho avuto diciamo la fortuna di conoscere quando ero molto giovane, studiavo psicologia a Padova. È un professore chiamato Joseph Brozek. Abbiamo qui una foto che, o due che magari Claudio poi ci può far vedere, e che è uno storico della psicologia, un uomo molto colto, di origine cecoslovacca, ma ha sempre lavorato poi negli Stati Uniti, emigrato negli Stati Uniti, eccolo è lui. E questo signore che viaggiava nel mondo intero e ha aperto l'orizzonte della storia della psicologia a una nuova area che lui chiamava storia delle idee psicologiche, e che era appunto la storia di questi approcci al fenomeno psichico nelle culture specifiche, per esempio nella cultura cecoslovacca o nella cultura americana o nella cultura brasiliana, che è il mio caso. E quindi a lui devo diciamo l'idea di cominciare questo lavoro, e nel mio caso poi l'ho svolto appunto in Brasile, dove sono andata a partire dal 1981. Ecco Maria, per proseguire un po' nel tuo itinerario, i saperi psicologici di cui tu ti sei dedicata, soprattutto, non soltanto, ma soprattutto, sono legati alla storia della Compagnia di Gesù, ai Gesuiti. E quindi vorrei chiederti qual è la specificità dei saperi psicologici della Compagnia di Gesù, e perché a un certo punto, appunto con una formazione in psicologia, poi tu sei diventata in qualche modo una storica, e una storica che lavora soprattutto sulla Compagnia di Gesù. Cioè questo è diventato uno dei tuoi punti di ricerca principali. Cosa hai trovato dentro la Compagnia di Gesù riguardo ai saperi psicologici, e come si è sviluppato la tua ricerca? Grazie. Allora, primo alla storia della psicologia, appunto, io ho cominciato a lavorare dall'università sia dall'incontro con il professor Brozek e sia dall'incontro con il professor Sadi Maraba, che a Padova insegnava questa materia, perché volevo capire anche meglio cos'era la psicologia. Mi sembrava che la storia fosse un cammino buono per capire questo. E da lì quindi e ho sempre cercato di imparare il metodo storico attraverso gli incontri con le persone, con gli storici, diciamo, veri, e nella pratica proprio. Quando sono andata in Brasile, ho fatto il master e il dottorato all'Università di San Paolo, quindi ho subito fatto una proposta per questo lavoro che fosse riguardante la storia della conoscenza psicologica e anche della psicologia scientifica nella cultura brasiliana. Anche perché volevo capire il motivo per cui, per esempio, la psicologia in questo paese all'epoca era molto più usata e diffusa che non in Italia. Quindi mi sembrava che appunto la storia fosse un cammino importante per conoscere, e anche per conoscere meglio il Brasile. E siccome appunto i documenti scritti, le fonti nella cultura brasiliana risalgono praticamente
al 500, cioè da quando è iniziata la colonizzazione portoghese, perché le culture indigene non avevano una cultura scritta, quindi non c'erano fonti scritte. Allora ho cominciato a fare questo lavoro a partire da quell'epoca e cercando nelle bibliografie, nelle biblioteche, i documenti, servendomi anche di alcune bibliografie sulla produzione del Brasile coloniale, ho trovato una cosa interessante, cioè c'era una quantità enorme di fonti appunto prodotte nell'ambito della Compagnia di Gesù, e così è iniziato il mio incontro con i gesuiti. Cioè quando si studia la cultura brasiliana del periodo coloniale, si vede che un grande contributo alla creazione della società brasiliana e diciamo della cultura brasiliana così com'è multifaccettata, multirazziale, è stata veramente grazie al contributo della presenza di missionari gesuiti che sono arrivati in Brasile nel 1549. E da lì poi hanno cominciato un lavoro sia nell'area pedagogica, ma anche soprattutto nell'area della presenza con le comunità indigene, molto grande, anche basato proprio sul metodo dell'accomodatio, cioè dell'adattamento in qualche modo della proposta missionaria anche alle culture locali, per cui in un certo senso salvaguardando perlomeno in parte dentro un contesto estremamente violento come era quello della colonia, aspetti delle culture e delle lingue di queste popolazioni native. Per cui da lì ho cominciato e una cosa che è stata molto importante è anche la capacità che la compagnia ha avuto di preservare i documenti, perché anche quando si studia la storia del Brasile coloniale è molto difficile trovare i documenti, e uno dei posti dove invece si trovano tanti documenti organizzati su questa storia è l'archivio della Curia e della Compagnia in Roma, e quindi da lì ho cominciato anche a frequentare questo archivio, a conoscere delle persone e attraverso le persone a conoscere anche dei documenti interessanti per la psicologia, no? E adesso non so, magari pensando quali documenti possono essere importanti per studiare un tema come questo, allora i sermoni, cioè la predicazione, perché sia il contenuto sia l'uso della retorica comunque erano diciamo connessi con i fenomeni psicologici. La retorica dei sermoni, perché il sermone funzionasse, fosse persuasivo, doveva comunque anche agire a livello dei fenomeni psichici dei destinatari. Poi anche il contenuto, in molti casi, era anche un insegnamento a riguardo di certi fenomeni, per esempio le emozioni, no? O l'uso della memoria o dell'immaginazione, no? Quindi i sermoni, poi le novelle anche, ecco, magari possiamo far vedere, esatto, questa è la collezione dei sermoni del più importante predicatore lusso brasiliano, Antonio Vieira, internazionalmente conosciuto, è un documento molto ricco per la storia della psicologia. Altre fonti, per esempio una novella scritta da un contemporaneo di Antonio Vieira, che è padre Alexandre de Guzmán, anche lui gesuita, ecco, no, questa è un'altra fonte ancora molto importante, anche questa gesuita, che sono i trattati filosofici con Imbricenzi, in questo caso per esempio il De Anima, anche queste fonti molto importanti perché questi trattati formavano i gesuiti che poi sono venuti in Brasile e che poi portavano anche queste conoscenze nell'ambito delle scuole del Brasile e della loro produzione in Brasile, quindi è una fonte importantissima per il lavoro, soprattutto i trattati De Anima, Parva Naturalia e poi anche il trattato all'etica, dove si parla appunto di fenomeni psichici. E poi altre fonti ancora che si trovano invece nell'archivio di Roma, per esempio le carte indipete, con cui appunto si lavora molto con Emanuele, e anche i cataloghi, soprattutto i cataloghi secondi, dove c'è una descrizione anche del profilo psicosomatico di ogni gesuita. Ecco, per dire qualche esempio anche di fonti trovate che hanno a che vedere appunto anche con il contesto brasiliano. Grazie Marina, intanto vedo
vedo e salutiamo che ci sono alcuni rappresentanti dell'archivio e della curia della Compagnia di Gesù che ci stanno ascoltando e quindi li salutiamo. E grazie, Padre Claudio. Vorrei chiederti se puoi fare un esempio, quindi parlavi prima di questo possibile anacronismo nello studio di queste fonti e invece un anacronismo risolto o almeno parzialmente risolto attraverso l'uso di questa di questo approccio, quello dei saperi psicologici che si sviluppano dentro la cultura di un certo luogo o di un certo gruppo. Se puoi fare un esempio, un caso di studio in cui ci mostri questo anacronismo risolto, queste categorie, diciamo, il tentativo di imporre delle categorie contemporanee e d'altra parte invece la possibilità di avvicinarsi oppure di cercare di avvicinarsi di più al modo di pensare, al modo di vedere, al modo di parlare di sé del tempo. Bene, e possiamo fare due esempi. Uno, possiamo proprio partire dal documento che Claudio appena aveva messo prima, che è il catalogo secondo. Lo puoi rimettere, per favore? Ecco, nel catalogo, vediamo. Ecco, è un po' piccolo, ma comunque nel catalogo secondo c'è una descrizione di ogni persona, di ogni gesuita, di ogni membro appartenente alla compagnia, a partire da varie caratteristiche, tra cui caratteristiche, possiamo dire, di tipo intellettuale, di tipo morale e anche di tipo corporale. Giustamente la penultima, che si chiama Naturalis Complexio. Allora, questa caratteristica si riferisce all'aspetto che noi oggi chiamiamo psicosomatico del corpo umano, cioè è una visione utilizzata dalla medicina dell'epoca dell'antica compagnia, ma che viene da una tradizione lunghissima, cioè dalla medicina greca e dalla medicina romana, da Ippocrate e Galeno, per parlarci così rapidamente, e che considera quindi l'essere umano e il corpo umano come un composto a partire dai quattro elementi fondamentali dell'universo che poi nel corpo umano si modulano come umori, quattro umori fondamentali che a loro volta danno origine sia a fenomeni fisici del corpo umano ma anche alla psicologia della persona, cioè alle caratteristiche psicologiche della persona. Quindi, per esempio, temperamento, qui abbiamo il temperamento sanguigno, il temperamento colerico melancolico, il temperamento flemmatico, no? Sono appunto a partire da questi quattro elementi basici. Allora, cosa ci fa capire questo? Che nel periodo a cui si riferiscono questi cataloghi, questi sono delle 600, c'era una concezione della persona per cui mente e corpo erano molto mescolati, non c'era il famoso dualismo, o meglio, Descartes era già, diciamo, avvenuto, però in questo tipo di conoscenza, di saperi psicologici, non era ancora entrata la visione del dualismo cartesiano, ossia dell'uomo diviso in due parti, nella mente e nel corpo, il corpo una macchina e la mente invece il pensiero e poi tutte le altre capacità psichiche. Dualismo questo che poi caratterizza tutta la storia della modernità e anche della psicologia filosofica e della psicologia scientifica moderna del secolo XVIII e XIX, no? E che quindi considera il corpo come separato dalla mente, dall'anima, no? E quindi quando noi invece studiamo questo periodo, e nel periodo coloniale in Brasile, pur essendo già avvenuto Descartes in Italia, però ancora è vigente per quasi tutto il periodo coloniale questa visione, quindi c'è un sapere psicologico in cui corpo e anima sono uniti e quindi poi dipendono anche dal contesto geografico e climatico, perché i quattro elementi che compongono il corpo umano si modulano anche dentro un clima e dentro un contesto geografico. E quindi
Per esempio, ci sono stati tanti tentativi recentemente di studiare anche aspetti psicologici, anche degli indios, per esempio, anche, però a partire da autori della psicologia moderna o comunque ispirati a questa psicologia di stampo cartesiano, tipo Foucault, per esempio, è molto usato, ma anche altri autori, no? E quindi si proiettano su questi documenti, su queste fonti che sono state elaborate dentro un universo mentale diverso, è una visione dualista, è una visione per esempio della mente, della psiche, separata dal corpo, che è quella della modernità, ma non è quella che vigeva all'epoca in cui questi documenti sono stati prodotti, no? Per esempio in cui, quando i gesuiti vivevano appunto in Brasile, in missione, nelle loro residenze erano schedati a partire da questi cataloghi, no? E la descrizione di ogni gesuita era fatta a partire da queste caratteristiche che corrispondevano ai cataloghi secondi, ma non solo, quando anche i gesuiti guardavano poi e scrivevano a riguardo degli indios, anche loro usavano queste categorie. Per esempio José de Anchieta nelle sue lettere dice gli indios sono melancolici, e questo dipende anche dal clima, diceva lui, no? Quindi usava queste categorie anche per conoscere l'altro. Allora è un esempio di come questa conoscenza, questo sapere psicologico del periodo ci aiuta a capire meglio anche questi documenti e a evitare l'anacronismo di usare la psicologia moderna per considerare appunto questi documenti. Un altro esempio è quello per esempio del desiderio, no? Nell'Indipete questo termine ricorre tantissimo e infatti insieme a un alunno ci colpì molto nella lettura dell'Indipete questa cosa e cominciamo a cercare di capire che cos'era questo desiderio. Evidentemente quando noi abbiamo iniziato ci siamo mossi anche con in testa l'idea di Freud, no? Il desiderio per Freud è il motore della vita, della mente umana. Però quando siamo andati a cercare di capire, ecco, questa è una lettera Indipete, che cos'era il desiderio per questi giovani che scrivevano, ci siamo accorti che era molto diverso, cioè non era un fenomeno legato comunque alla reazione, all'istinto, come per Freud, ma era qualcosa che si trovava tra l'emozione e la motivazione. Infatti, dopo poi abbiamo visto, studiando il significato del desiderio in altre fonti, che non l'Indipete, del periodo però in cui l'Indipete erano state scritte, per esempio trattati di filosofia come i Conembricensi, o di spiritualità come il trattato di Rodriguez, che parla molto del desiderio, abbiamo capito che si trattava di un appetito in termini aristotelici tomisti, usati anche dai Conembricensi, e un appetito che è tra la sensibilità e la ragione, quindi un appetito intellettivo, no? E che quindi così dovevamo capire il desiderio, cioè una capacità anche di decisione implicita nel desiderio, così come questi giovani lo scrivevano nelle lettere, quindi molto diverso dal concetto freudiano di desiderio. Su questo, Marina, mi interessa, mi dirai se sei d'accordo, questa è soprattutto l'impressione che ho avuto io leggendo alcuni dei tuoi lavori, per esempio i lavori sull'Indipete. È molto chiaro quello che hai raccontato fino adesso, prendiamo l'idea del desiderio, no? Cosa significa desiderare prima di Freud? Bisogna fare un passo indietro. Nello stesso tempo, la Compagnia di Gesù diciamo è all'avanguardia negli studi anche della psicologia scientifica, quando la psicologia scientifica comincia a circolare. Direi che tra gli ordini religiosi i gesuiti sono i primi che cominciano a leggere Freud, cominciano a discutere di questi temi, le loro biblioteche si riempiono. E alcuni dei lavori che tu hai fatto sull'Indipete dell'Otto e soprattutto del Novecento fanno vedere, come dire, un'evoluzione, una coesistenza fra i saperi psicologici come erano stati elaborati nella Compagnia di Gesù, in rapporto con gli esercizi spirituali, in rapporto con l'insegnamento di Ignazio e questo sviluppo. Quindi questa è la prima cosa, c'è una tensione. Secondo, tu hai messo bene in luce la discontinuità,
diciamo, il possibile anacronismo nell'utilizzo della psicologia. Nello stesso tempo, nei tuoi lavori non si percepisce uno scetticismo nei confronti della psicologia scientifica, ma una simpatia. Per dire come l'ho percepito io, la psicologia scientifica è uno strumento che deve rimanere al suo posto e che dal suo punto di vista può dare un contributo alla conoscenza, no? Quindi non ho trovato soltanto questo aspetto di discontinuità, attenzione, anacronismo, ma anche la possibilità di un contributo molto importante che la psicologia scientifica può dare allo studio e alla comprensione della storia se utilizzata in un certo modo. Quindi queste sono l'evoluzione e soprattutto l'evoluzione all'interno della Compagnia di Gesù e poi questo contributo positivo per come tu da psicologa e storica hai potuto vedere nei tuoi studi. Grazie. Dunque, una cosa importante che ho dimenticato di dire prima, che la prima tua domanda aiuta a mettere in luce, è questo. Cioè, una delle cose che leggendo dall'inizio le fonti gesuitiche mi aveva colpito è che comunque c'era un grande interesse allo studio della persona, no? E dopo, conoscendo un po' di più poi l'esperienza di Sant'Ignazio e poi andando un po' appunto conoscendo un po' di più l'esperienza e i testi della compagnia, mi sono accorta che in realtà c'era un interesse, e qui è anche molto bello, interessante, tutto in un certo senso moderno, qui sì, possiamo dirlo in Ignazio, cioè scusate, ogni tanto mi viene una parola in portoghese, è diretto allo studio dell'uomo, no? Perché? Perché alla sua formazione comunque era tutta umanista, all'università poi di Parigi e poi anche i primi della compagnia, e quindi questa importanza del valore dell'uomo e del valore in particolare della categoria di persona, che è quella che poi era usata e è usata dentro la tradizione gesuitica, ma anche di tutta la tradizione del cristianesimo, no? Occidentale. E quindi questo era un campo importante per noi psicologi, evidentemente, cioè qualcuno che si interessa nella descrizione, per esempio, dell'Indios, c'era un interesse, e solo nelle lettere dei gesuiti e non in altri documenti sugli Indios scritti da altri contemporanei, viaggianti, altri che oltre ai gesuiti hanno scritto sugli Indios, per esempio nel 500, nel 600, però c'era invece un interesse più spiccato per questa cosa della persona, per i fenomeni psichici, fin dai primi documenti, ecco, per esempio il dialogo di conversione dei gentili scritto da Manuel da Nobrega, è uno dei primi, anzi il primo del gruppo dei gesuiti che arriva in Brasile nel 1549, per riferirsi alla qualità di persona degli Indios, parla della triplice dimensione, possiamo dire, psicologica, delle qualità che la persona ha per essere tale. Questo viene da Agostino, cioè la sensibilità, la volontà e l'intelletto, no? Quindi fin dall'inizio si trovano nelle fonti queste cose. Quindi diciamo che questo interesse è un filo conduttore che unisce quel periodo storico, quello quindi dell'antica compagnia, in cui per capire l'uomo, la persona e le sue caratteristiche psicologiche si usano le ferramenta di questa tradizione, che è da una parte la filosofia, la psicologia filosofica aristotelico-tomista e poi riletta dai Conibricensi, o dall'altra parte la medicina dell'anima, quindi la medicina ippocratico-galenica dei temperamenti, o la retorica, insomma tutta questa tradizione anche della spiritualità, e poi invece la nuova compagnia, dove i gesuiti, che comunque sempre sono stati molto presenti nell'ambiente culturale del momento storico, dei vari momenti storici in cui hanno vissuto, no? E dei vari contesti geografici in cui erano. Allora, quando la psicologia scientifica sorge come scienza, tra i primi che si coinvolgono in questo nuovo fatto ci sono dei gesuiti.
Per esempio, Joseph Forobes era stato alluno gesuita, è stato alluno di William Wundt. William Wundt è stato uno dei fondatori della psicologia scientifica in Germania, no? E Forobes è andato a fare una specie di stage lì con lui nel suo laboratorio, il primo laboratorio di psicologia sperimentale in Europa, questo negli anni 1870. E quindi questo interesse è continuato, possiamo dire, no? Per l'uomo, per la persona, nella compagnia anche. E questo è anche interessante perché si vede che anche nello studio dei collegi, negli inizi del XX secolo, comunque compare e la psicologia filosofica, di stampo quindi aristotelico-tomista, ma anche la psicologia sperimentale e la psicologia scientifica, così come agli inizi dell'Università Gregoriana nei propri curriculum. Quindi è interessante questa continuità. E poi tu dici, evidentemente, no, il valore della psicologia scientifica, boh, io sono appunto una psicologa e ho sempre insegnato storia della psicologia nel corso di psicologia e quindi ho sempre vissuto dentro la psicologia, possiamo dire, ancora oggi, no? E io penso che una cosa che ho capito, vedendo anche dentro la situazione contemporanea, la psicologia è comunque una ferramenta molto importante, uno strumento molto importante sempre di più in questi tempi, no? Dentro in tutto quello che stiamo vivendo. Quindi evidentemente è necessaria e è importante in quello che è oggi, no? E io penso anche che tutte le domande, le curiosità, l'approccio alle fonti che comunque io ho, anche i miei alunni, quelli che sono stati i miei alunni hanno, parte sempre comunque dalla psicologia di oggi. Cioè quando io comincio a leggere una fonte evidentemente e penso al desiderio, appunto parto dal desiderio come lo pensa Freud o se la, il corpo come è pensato oggi. Poi è dentro il cammino che si fa il viaggio dentro la fonte e l'universo che la fonte poi rappresenta che tu scopri altri mondi, no? Però parti sempre dal presente. Claudio, io ho un sacco di altre domande, mi devi fermare tu quando... Sì, io direi che facciamo ancora una domanda da parte tua, poi apriamo... ne avrei anch'io, ma vediamo. E apriamo poi, dopo l'ultima risposta, apriamo al pubblico che, ricordo, interverrà scrivendo le proprie domande in chat, poi sarà nostra cura leggerle a Marina in modo da farle sentire a tutti, anche a chi magari non vede la chat. Bene, allora devo scegliere bene, perché no. Dunque... mi sarebbe piaciuto sapere il tuo parere sulla storia delle emozioni, che è un filone di studio, una disciplina che si sta... Ma ho una domanda più importante, quindi la lasciamo per dopo. parlavi del contributo della cultura missionaria e nel Brasile, nella cultura anche contemporanea del Brasile. Io non ho una grande esperienza, sono stato alcune volte sia nell'università e poi appunto nel viaggio che abbiamo fatto con questo gruppo di studiosi. La domanda è duplice: mi sembra che ci sia una sorta di ricordo un po' sbiadito di questa cultura nel Brasile contemporaneo, qualche volta una nostalgia per un passato affascinante che non c'è più, e altre volte anche un tentativo di riscrivere la storia con un solo colore, cioè individuando in queste incursioni solo gli aspetti di violenza, no? Che pure senz'altro ci sono stati. Quindi volevo chiederti, come, avendo vissuto tanti anni in Brasile, come hai percepito questa permanenza del contributo dato dalle missioni. Ci sono certamente degli effetti di lunghissimo periodo che
alcuni storici hanno studiato, penso al tema della schiavitù, alle differenze fra la schiavitù del Nord America e del Sud America, tanti effetti di lungo periodo, però nello specifico del Brasile se mi piacerebbe sapere cosa vedi, cosa hai visto, e poi se puoi dire qualche parola sul gruppo di ricerca che dirigi presso l'Istituto di Studi Avanzati di San Paolo, che ha la parola memoria nel suo titolo, ed è un gruppo multidisciplinare in cui ci sono, da quello che io ho potuto vedere collaborando in alcuni progetti, ci sono, oltre a studiosi di diversissime discipline, anche personalità che hanno una formazione e idee diversissime, no? Per cui è un luogo di dibattito, di scontro qualche volta, di discussione. Mi ha molto affascinato una certa libertà dentro questo gruppo di ricerca, e la libertà di poter discutere anche animatamente su temi. Ecco, volevo chiedere come ultima domanda questi due aspetti. Grazie, sono domande grandi, cerco di sintetizzare il più possibile. Guarda, il Brasile, secondo me, io ho vissuto 40 anni, in realtà questo 40esimo purtroppo in grande parte in Italia, però comunque in pratica col Brasile ci sono connessa tutti i giorni, perché comunque continuiamo a lavorare online. No? È un grande paese, è un paese multirazziale, è un paese dove tu trovi il mondo intero. No? Ci stavo pensando adesso, perché stando in Italia pensavo questo aspetto che un po' mi manca, no? Tu vai a San Paolo e trovi tutto, no? Trovi il mondo. E ci sono tutte le tante razze, e c'è comunque una convivenza, una, possiamo dire, un'amalgama, una mescolanza unica, che non, è diverso da quello che, per esempio, si può trovare in altri contesti, come per esempio qui in Italia, cioè la gente che viene da paesi diversi, da razze diverse, comunque si concepiscono come brasiliani, no? E questo, in questo dinamismo sono entrati anche poi gli emigranti che sono arrivati in Brasile dopo il periodo coloniale, come per esempio anche un grande gruppo di emigranti italiani, no? Ma anche di tanti altri paesi del mondo. Allora, questa caratteristica di amalgama, di mescolanza, in cui ci sono paesi, ci sono razze, ci sono società e gruppi in sé conflittanti, che potrebbero essere e sono in molti casi in conflitto tra di loro, no? O che sono stati anche in guerra tra di loro, si pensi per esempio a tanti popoli che sono stati in guerra tra di loro durante la prima o la seconda guerra mondiale, che invece vivono in armonia, in qualche modo convivono nel contesto del Brasile. Secondo me questa cosa, questa capacità che il Brasile ha di in qualche modo accogliere, assorbire e amalgamare chi arriva, viene, a mio vedere, dalla radice della presenza dei missionari gesuiti nel Brasile coloniale. E questo lo dico con certezza, cioè in un contesto molto violento come era quello della colonia, che certamente è stato un contesto segnato dalla violenza e dello sfruttamento, e che ha segnato in questo senso tutta la storia del Brasile fino al presente. E poi, oltre che la colonizzazione, anche l'uso, il ricorso al lavoro schiavo per fare andare avanti la colonia, per permettere la colonia, quindi l'importazione di milioni di schiavi, che quindi sono sradicati dall'Africa e portati in Brasile, ma anche sradicati tra di loro, tra le loro famiglie, quindi molta violenza. Dentro questo contesto, i missionari della compagnia hanno cercato di creare quello che loro dicevano il corpo sociale cristiano, hanno cercato comunque di creare una comunità cristiana. È una grande provocazione, una grande sfida in un contesto così difficile, anche perché la loro posizione era molto difficile, cioè loro erano arrivati con
le caravelle portoghesi erano in qualche modo sotto la giurisdizione del governo portoghese, però nello stesso tempo appartenevano a Roma, no? Alla Chiesa, e quindi dipendevano dal Papa, e nello stesso tempo convivevano con gli indios, e però convivevano anche con i coloni, con i mercanti di schiavi, quindi un contesto molto difficile. Però nella difficoltà di questo contesto, comunque sono riusciti a creare delle forme di socialità tra questi popoli, cioè tra i popoli tra di loro e i popoli indigeni, tra i popoli indigeni e i portoghesi, i coloni portoghesi, le popolazioni africane, di varie nazioni africane presenti in Brasile. Questa cosa io credo che ha creato, questo corpo in qualche modo si è creato, no? Usando appunto, come dicevo prima, molto questo metodo dell'accomodatio, e quindi valorizzando aspetti delle culture sia indigene ma anche africane, come per esempio la danza, la musica, il canto, che erano state introdotte, o convivendo con aspetti molto drammatici come l'antropofagia, e molte di queste nazioni usavano ancora l'antropofagia, e in molti casi, e certo i gesuiti cercavano anche di cambiare questa abitudine, ma dovevano anche conviverci con questa abitudine, poi la poligamia, tanti altri aspetti, il fatto che per esempio molti indios, molte nazioni indios, avevano anche l'abitudine, quando un bambino nasceva con delle piccole, con dei problemi, di seppellirlo vivo, cioè tutta questa cosa erano cose con cui anche loro dovevano convivere, no? Quindi in questo contesto io direi che il lavoro dei gesuiti è stato fondamentale perché il Brasile fosse quello che è. Però poi, come voi tutti ben sapete, i gesuiti a un certo punto sono stati sia espulsi violentemente dal Brasile, poi sono stati anche proprio eliminati, no, come compagnia. E l'espulsione dal Brasile ha significato non solo l'espulsione della compagnia, ma anche lo smantellamento, per esempio, di tutta la rete di scuole che loro avevano creato in Brasile, che servivano i figli degli indios, degli africani, degli schiavi africani, anche dei portoghesi, e poi insomma dei nativi, di quelli che nascevano poi evidentemente anche proprio nel contesto brasiliano. Era una rete di scuole relativamente grande e che riusciva a coprire praticamente tutta la regione della costa e anche varie regioni dell'interno. Tutto questo è stato smantellato, e è stata smantellata anche la memoria della compagnia attraverso un'operazione culturale molto abile e molto strategica, fatta dalle Marchese di Pombal, che è stato l'artefice della distruzione, uno degli artefici più importanti di questa distruzione, che ha anche significato una rilettura della storia abbastanza distruttrice di tutta questa memoria, cioè a partire da un certo momento, ossia metà del secolo XVIII, è cominciata la produzione anche negli stessi giornali, e poi di una storiografia e di una abbastanza critica, che poi è continuata evidentemente anche nel secolo XX, sia nella storiografia positivista, sia poi nella storiografia marxista, per cui i gesuiti sono sempre stati associati ai coloni portoghesi, cioè quindi schiavisti, colonizzatori, però ecco, io direi che questa è un'associazione abbastanza ingiusta dentro, considerando questi fattori. Poi evidentemente ci sono delle eccezioni, non è che tutti i gesuiti che stavano in Brasile fossero dei santi, o che non avessero fatto degli sbagli, o non avessero in qualche modo anche contribuito in tanti casi a questa violenza. Però devo dire questo. Quindi purtroppo oggi la coscienza di questa storia è stata, diciamo, estirpata in qualche modo dalla formazione di un brasiliano contemporaneo. E solo recentemente, devo dire molto recentemente, soprattutto alcuni storici hanno cominciato a ristudiare questa storia e anche a ripercorrere questi anche a ritrovare queste fonti, e a dare uno spazio un po' più grande a questa storia del periodo coloniale. Però io direi che c'è ancora tutto da fare, no?
E su questo appunto arrivo alla terza domanda, che è quella del gruppo di ricerca. Marina, scusa, sì. Siccome la chat si sta animando di tante domande, sì. Quest'ultima va fatta un po' più sinteticamente. Sì, allora, io dicevo, è importante però riscattare la coscienza storica di questa storia coloniale, perché senza questa coscienza anche la coscienza di un brasiliano del presente è abbastanza alienata e difficile per averci un'identità piena, no? Per cui uno degli obiettivi per cui abbiamo formato questo gruppo di ricerca, Tempo, Memoria e Appartenenza, con vari colleghi di varie aree dell'università, è stato quello di cercare di aiutare a uno di queste azioni che per noi è importante, che è la preservazione del patrimonio storico materiale e immateriale, documentale e monumentale della cultura brasiliana, dentro cui c'è anche l'aspetto appunto della cultura gesuitica, del contributo dei gesuiti, ma non solo quello. Il nostro obiettivo è quello, e lo facciamo attraverso varie azioni, tra cui anche delle live, dei corsi, e anche se possibile degli eventi presenziali che vorremmo fare. Mi fermo qui in modo che riusciamo poi a rispondere al resto. Grazie mille Marina, grazie Emanuele. Faccio due velocissime note prima di leggere le domande, una di forma e una di contenuto. Quella di forma, stiamo sperimentando in questa modalità dell'incontro online l'intervista, una modalità dell'incontro online che non c'è più neanche tanto nuova, un po' più nuova c'è l'intervista e a me personalmente fa piacere vedere che funziona bene, che è un bel modo di parlare di storia anche l'intervista. La nota di contenuto è semplicemente un rimando. Tu Marina hai menzionato l'importanza di fare delle ricerche sul passato schiavista anche della compagnia. Volevo invitare i nostri ospiti a dare un'occhiata ai siti in particolare delle università statunitensi, gesuitiche statunitensi come Georgetown o St. Louis, dove stanno lavorando dei gruppi di ricerca davvero eccezionali su questo tema. Quindi questo è un piccolo suggerimento che vi do e passo a dare la voce ai nostri ospiti. E ringrazio molto Emanuele che con la tua competenza ci hai aiutato a fare un'intervista migliore di quello che avremmo fatto noi con le nostre, e sentiti libero naturalmente di intervenire se vuoi aggiungere qualcosa alle risposte di Marina. Marina, io ti leggo una domanda alla volta, così facciamo, sì, e ti do naturalmente la sintesi. La prima è dell'amica Sabina Pavone, che chiede di riprendere la domanda di Emanuele relativa alla storia delle emozioni. Formula così: qual è, a tuo modo di vedere, ciò che distingue chi si occupa di saperi psicologici dagli storici delle emozioni? Grazie Sabina. Guarda, io direi questo, cioè la storia dei saperi psicologici credo che appunto sia parte un po' da questo fatto, no? Forse per sottolineare un po' quello che potrebbe essere la differenza. Il fenomeno delle emozioni, secondo diciamo questo approccio, è un fenomeno che si colloca dentro il contesto più ampio del mondo psichico, cioè un'emozione è sempre comunque legata, adesso parlando per esempio, facendo un esempio della storia dei saperi psicologici appunto dentro nel contesto del gesuitico, per esempio, è sempre legata anche al movimento dei sensi interni e dei sensi esterni, quindi i sensi interni per dire la memoria, l'immaginazione, e poi anche poi legata al mondo dell'intendimento e della volontà. E quindi per capire bene come funziona un affetto o emozione, però il termine che noi usiamo pensando al secolo, per esempio al secolo XVI, XVII, XVIII e più, il termine affetto o appetito, che è il termine aristotelico tomista, bisogna capirla bene se dentro questa articolazione, perché funziona così, no? Non si può prenderla diciamo
astratta dal resto della vita psichica. Quindi io direi che la preoccupazione della storia dei saperi psicologici è di guardare questo fenomeno dentro il contesto più ampio di come funziona il dinamismo psichico come un tutto, perché è un dinamismo che non si può dividere in settori. Questo anche, diciamo che anche adesso facendo un parallelo con la psicologia contemporanea, c'è anche questa tendenza a guardare integralmente le cose anche nella psicologia contemporanea. Per molto tempo nella psicologia scientifica si dividevano i fenomeni psichici in aree, no? Emozioni, comportamento, apprendimento, memoria. E poi però si è capito che questo era un problema per capire poi come funziona la persona. Allora io direi che forse questa potrebbe essere la differenza. Noi cerchiamo di guardarlo integralmente, senza però togliere l'importanza di quello che può fare una storia delle emozioni nell'analisi poi del fenomeno delle emozioni anche nel contesto della cultura e della storia, quindi senza togliere, solo per marcare una differenza, senza sminuire l'importanza della storia delle emozioni, evidentemente. Grazie Marina. La seconda domanda è di Giovanni Zampieri, che ci augura un buon pomeriggio altrettanto, ci ringrazia per aver organizzato la tavola rotonda su un tema che definisce appassionante, noi ringraziamo voi di essere qui e di condividere le vostre domande, ed ecco la domanda: se e in quale misura i manuali per la confessione utilizzati nell'ambito dell'attività missionaria della Compagnia di Gesù possono essere considerati come fonti per lo studio storico della psicologia? Grazie, è una domanda interessante perché immagini che poi all'inizio, quando del mio master, io avevo proprio cominciato cercando questi manuali, anche a partire, vedete poi come si fa la storia, anche a partire da una lettura di un libro di Foucault che è La storia della sessualità, in cui lui parla dell'importanza dei manuali delle confessioni. Quindi all'inizio del mio lavoro anch'io partivo da Foucault comunque, no? Sicuramente una fonte importante. Nel mio caso specifico e nella storia quindi della cultura, diciamo, brasiliana, poi non ho trovato in realtà questo materiale, cioè non era quello che era prodotto, non era quello che circolava, e quindi mi sono allontanata da quest'area, no? Anche perché lì poi è un'area complessa, credo, l'analisi di un manuale delle confessioni, perché poi si entra dentro l'aspetto anche sacramentale, insomma, era una fonte abbastanza complicata, e da lì quindi io non ci ho più lavorato, però sicuramente è un aspetto interessante, evidentemente, però bisogna leggerlo poi dentro il contesto anche della teologia morale, bisogna quindi averci una conoscenza anche a questo riguardo per capire bene, ecco. Però sicuramente è un materiale importante. Grazie, Sabina ringrazia per la tua risposta, ce l'aveva già scritto, ci diceva che fra poco ci deve lasciare. Ne approfitto per dire che noi abbiamo inserito un orario che arriva fino alle 15:30, di solito le tavole ovali durano un po' meno di un'ora e mezza, quindi capiamo se qualcuno deve lasciare la diretta, e vi salutiamo e vi ringraziamo, ma noi finché siamo qui andiamo avanti. La prossima domanda arriva da padre Claudio Paolo, non so se ho pronunciato bene così, ci richiama alle origini della psicologia dei gesuiti e quindi agli esercizi spirituali, fonte primaria, no, per l'identità, per l'essere gesuitico, nati dall'esperienza di Ignazio di Loyola, elemento centrale di formazione e anche del essere missionario del gesuita. Nell'esperienza degli esercizi spirituali entrano in gioco tanti elementi psicologici: desiderio, memoria, immaginazione, volontà, uso dei sensi, attenzione al corpo. Potresti dirci qualcosa su questo punto, quindi su esercizi spirituali e saperi psicologici? Bellissimo, grazie, obbligato padre Claudio della domanda. E anche di riportare questo tema è molto importante per aiutare a capire appunto la questione. Sicuramente
Si parte tutto dagli esercizi per capire, direi, proprio il funzionamento anche pratico della psicologia in una prospettiva gesuitica. Quindi è vero che Ignazio usa, possiamo dire, tutta quella che è le categorie anche, no, concettuali della psicologia aristotelico-tomista, ma anche di stampo agostiniano, però in una prospettiva pratica proprio negli esercizi, cioè mette a funzionare questo psichismo che comunque tutta questa tradizione aveva già concettualizzato e che comunque anche in Agostino era, possiamo dire, anche una conoscenza ma anche una pratica, no? Se uno legge per esempio il De Trinitate di Agostino si capisce che c'è veramente un'analisi anche, possiamo dire, fenomenologica delle dimensioni dell'immaginazione, della memoria, della sensibilità. E quindi che cosa succede? Negli esercizi tutta questa tradizione è collocata, possiamo dire, in pratica, in un metodo di formazione, di conoscenza di sé, che è, diciamo, orientato alla conoscenza del significato del destino, no? Perché conoscendo il destino della vita, il significato della vita, il fine della vita, che si conosce se stessi e si mette in movimento questo dinamismo anche psichico, ma il dinamismo personale come un tutto, quindi corporeo, psichico e spirituale, per la sua realizzazione, no? E quindi è vero che dentro, poi oltre proprio all'impianto generale, poi dentro la pratica degli esercizi, poi ci sono anche delle risorse come quello della Compositio Loci, che per esempio esercitano l'uso della immaginazione, della memoria, in una maniera che è fondamentale dal punto di vista anche proprio della psicologico, no? E che poi questo metodo è dai gesuiti, pensando adesso nel contesto anche brasiliano, in qualche modo trasposto in varie dimensioni. Per esempio, io citavo prima la novella di Padre Alexandre di Guzmán, che si chiama, non ho detto il titolo però all'inizio, ma forse abbiamo l'immagine, non so se Claudio ce l'hai disponibile, è Storia del pellegrino predestinato e del suo fratello precetto. In portoghese è Storia do predestinato peregrino do seu irmão precito. E questo libro, no, non è questa, no? Vediamo. No. Beh, non importa. Comunque è una fonte temo, che... Temo di non averla, Marina. Non, ho aperto non, tutto. Non importa, claro. Comunque è un... una novella che è stata scritta da questo gesuita, Alexandre de Guzmán, della Bahia, quindi del nord-est del paese, che era anche un pedagogo, cioè lui aveva creato una scuola, molto importante, e quindi ha scritto questa novella in pratica per la formazione degli studenti. Questa novella parla di due fratelli che cercano la città ideale e che fanno due cammini diversi a seconda appunto della posizione della loro libertà, no? Dell'orientamento quindi della loro libertà. Eccola, è questa qui, grazie, è questa qui, ecco. Questa è scritta nel 1682, però in realtà la novella è proprio una trasposizione pratica in una novella del cammino degli esercizi spirituali, no? Perché il predestinato è quello che si orienta verso il bene, tutte le scelte che fa durante il cammino sono orientate dalla ragione ispirata, dalla fede in qualche modo. Invece Presito è uno che si ispira alla propria volontà e quindi dopo, insomma, poi arriva a Babilonia, e mentre predestinato arriva a Gerusalemme. In vari momenti di questa novella è anche messa in funzione nella novella proprio la Compositio Loci, no? Perché questi poi passano, è una novella allegorica, quindi passano attraverso città, villaggi, incontrano figure, personaggi. E quindi cosa significa? Alexandre de Guzmán, come gesuita, lui
scrive la novella e cerca nella novella appunto di mettere in funzione gli esercizi spirituali per la formazione dei suoi lettori, no? Quindi è verissimo questa cosa, l'importanza degli esercizi anche per capire, possiamo dire, anche come funziona praticamente questa conoscenza psicologica, come poi sono messi in funzione anche questi saperi, e come sono stimolati questi fenomeni psichici. Grazie Marina. Ora la prossima domanda arriva da Michele Cassese, che saluto, mi dà anche l'occasione di salutare Gorizia, mia città di nascita. Quali margini di oggettività hanno i risultati della storia della psicologia nei riguardi di persone così lontane da noi? Possiamo cogliere dunque la psicologia vera di personalità del secolo XVI che non vediamo e che ci viene mediata da altri? Immagino che questa sia una domanda fondamentale per chi fa le tue ricerche. Cioè evidentemente no, noi non possiamo fare, nessuna pretesa di fare l'analisi psicologica di questi personaggi o di capire com'era, no? Come farebbe oggi un terapeuta con il suo cliente, no? Quello che noi possiamo capire è come loro, cioè gli autori di queste fonti, comprendevano se stessi e comprendevano questi fenomeni, cioè come loro comprendevano per esempio la memoria, come la mettevano in funzione, e possiamo vedere la differenza da come invece la comprendiamo e la facciamo funzionare noi. Per esempio, una delle cose che si scopre è che la memoria la usavano molto di più di noi, molto meglio anche, no? Però ecco, quello che si può fare è questo, ma non si può, per esempio, io perlomeno personalmente non credo molto in questa cosa che la psicostoria, no, fa, di cercare di capire la psicologia di un personaggio storico o se l'ha anche la psicologia, per esempio, se l'ha di José de Ascheta o di se l'ha di una figura storica, Tiradentes, no? Una figura della storia del Brasile. Ecco, questo io no, personalmente no, non ci credo, perché per fare funzionare, diciamo, la psicologia come terapia, no? Come conoscenza dell'altro, e lì bisogna che ci sia tutto un setting, che ci sia un tipo di rapporto vivo, presente, nel presente, che non c'è quando si studia la storia. E quindi personalmente io non credo molto a questa cosa, cioè l'uso della psicologia, di una risorsa psicoterapeutica nello studio delle fonti o nello studio di un personaggio storico. Non so se ho capito bene la tua domanda, ma insomma è questa. Anch'io l'avevo capita come l'hai capita tu, quindi casomai abbiamo sbagliato in due. Io prima, sì, grazie mille, sono d'accordo, risponde Michele Cassese. Io prima di chiudere vorrei fare due cose. La prima è ricordare a tutti che le nostre tavole ovali si sono messe a disposizione online, quindi se avete dei colleghi o degli amici interessati a vederle, le troverete a breve sul nostro sito, e questo grazie al lavoro di Elisabetta Lopane, che ci segue con competenza, passione e grande precisione, e ci tengo veramente a ringraziarla qui con voi. Questa è la penultima cosa. L'ultima cosa vorrebbe essere un passaggio di palla a Emanuele, perché Emanuele chiederei a te di chiudere con una tua ultima domanda, considerazione, hai il microfono libero e aperto. No, direi se Marina vuoi raccontarci i tuoi progetti in corso, che cosa stai facendo, che cosa farai, quali novità ci stai preparando? Stiamo. in questo periodo, dunque, una cosa che forse può essere utile, ecco, per chi volesse magari capire un po' di più come funziona questa conoscenza, recentemente ho scritto un libro che è stato pubblicato in inglese dalla Springer, che magari se lo fai vedere, Claudio, così facciamo un po' di marketing, in cui c'è un po' la sintesi di tutto il mio lavoro del passato, no? Cioè fino ad oggi, in cui si può capire un po' di più quello che
bene o male, ecco, ho cercato di dire oggi, risponde, eccolo, questo qui. Qui c'è un po' la sintesi di 40 anni di lavoro, comunque, ecco. Allora, dopo questo punto di arrivo, che è questo libro, adesso io sto appunto dentro questo lavoro che stiamo facendo col gruppo Tempo, Memoria e Appartenenza. Abbiamo identificato che una delle aree che bisogna valorizzare dal punto di vista del Brasile, perché il Brasile stesso se ne appropri e perché in qualche modo si inserisca meglio, si inneschi meglio nel contesto latinoamericano, è la storia delle riduzioni, no? Il patrimonio monumentale e documentale riguardante le riduzioni gesuitiche, perché queste riduzioni o missioni gesuitiche nei territori guaranitici occupano uno spazio geografico che attualmente coinvolge paesi come il sud del Brasile, cioè Rio Grande del Sud e Paraná, che sono due importanti stati del Brasile, un pezzo del Mato Grosso, e poi coinvolge il Paraguay, l'Uruguay, l'Argentina, la Bolivia e in qualche modo anche il Perù. Il Cile. Diciamo che questo patrimonio però è molto valorizzato e abbastanza studiato in Argentina e anche nel Paraguay e conosciuto soprattutto nel Brasile, nella regione stessa, cioè nel Rio Grande del Sud, per esempio, ma non dal Brasile come un tutto. Per esempio, i miei studenti universitari dello Stato di San Paolo poco sanno di questa storia, e come se non appartenesse al loro passato, no? E questo poi implica anche, per esempio, che lo stesso patrimonio nella zona appunto brasiliana sia molto meno studiato anche dal punto di vista archeologico, ma anche come risorsa monumentale, anche possiamo dire anche culturale, paesaggistica e anche turistica, che non negli altri paesi. Allora, una delle cose che stiamo cercando di fare è appunto lavorare con questo. Stiamo organizzando dei corsi online gratuiti di formazione su questa storia delle riduzioni, che dovrebbero funzionare a partire dal prossimo semestre e che dovrebbero essere disponibili nella piattaforma Coursera, no, che è una piattaforma di corsi MOOC che permette appunto la frequenza, ma anche poi avere dei diplomi, eccetera. Quindi noi vorremmo destinarli anche agli insegnanti di scuola, ai funzionari che lavorano con patrimonio storico. Poi vorremmo fare, stiamo facendo altre iniziative, ma anche quella di creare una rete fra tutti questi ricercatori, studiosi latinoamericani su questo tema, per farli incontrare, per metterli in contatto, per fare degli eventi insieme. E questo ci serve anche a integrare, diciamo, il Brasile con l'America Latina, perché anche guardando l'attuale situazione della pandemia, molto drammatica, come ben sapete, il rinascimento, la ripresa della vita, secondo me, perlomeno da come la vedo io, per il Brasile solo sarà possibile anche in un'integrazione latinoamericana con gli altri paesi, molto più di prima, si concependo molto più latinoamericano che non Brasile da solo, no? Come fino adesso tante volte è avvenuto. E quindi il nostro tentativo va a questo livello, e quindi dentro questo sto cercando anche di fare una storia dei saperi psicologici su questo territorio, e quindi cercando di fare un po' di ricerche di nuovo su questi generi, su queste fonti, però appunto riguardanti questa zona. Ecco, in sintesi sarebbe questo per ora. Poi dentro questo ci sono tanti aspetti, non so, vuoi che parlo un attimo della cosa di Loreto, Emanuele? Chiudiamo con Loreto, chiudiamo con l'Italia. Ecco, allora, per esempio, cosa succede giù? Una delle cose che sorprende un viaggiante, per esempio marchigiano come me, che va nelle riduzioni, è che c'è una riduzione che si chiama Loreto, che appunto sta in questa regione, e poi anche
che il culto della Madonna di Loreto anche in tutte queste riduzioni è presente, no? Si trova leggendo le lettere dei gesuiti di queste riduzioni, ci sono delle chiese come per esempio a Santa Rosa dedicate alla casa di Loreto, e questo sorprende, ma ci sono evidentemente dei motivi di questo, motivi storici che adesso non vi stiamo a spiegare, se no poi facciamo un'altra tavola ovale, e che però riconnettono profondamente la storia delle riduzioni alla storia di Loreto, del santuario di Loreto qui nelle Marche, e anche di alcuni gesuiti marchigiani che comunque sono stati tra i primi gesuiti in missione nelle riduzioni. E allora, a partire da questa scoperta, che poi si è approfondita, essendo io qui confinata in questo periodo a Porto San Giorgio, che è appunto vicino a Loreto, è la necessità di riprendere questo tema, no? E allora, insieme poi con Emanuele, che si è coinvolto sia nel viaggio, come lui stesso diceva, e poi appunto in questa storia di Loreto, stiamo preparando un seminario che dovrebbe avvenire in ottobre, in cui riuniamo tutti quei ricercatori che stanno lavorando sul culto o anche sull'aspetto artistico dell'influenza del santuario lauretano nelle Americhe. Quindi un evento online che si chiama Loreto nelle Americhe. E quindi anche voi, se tra di voi c'è qualcuno che si occupa del tema o se conoscete qualcuno, siete comunque invitati a partecipare. E l'idea è appunto di riunire queste persone e poi cominciare un lavoro insieme, anche sperando nella possibilità poi di un incontro presenziale e anche di fare un libro su questi lavori. Ecco. Emanuele, se vuoi. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie mille a Emanuele, grazie mille a Marina. Molto bello aver chiuso con questa idea di costruzione di una rete che tenga conto non solo del Brasile e del resto dell'America Latina, ma anche dell'Europa e dell'Italia in particolare. È un po' quello che anche cerchiamo di fare lavorando assieme, mettere in connessione i saperi non solo psicologici, ma storici diversi, e anche dare alla storia il giusto peso.